ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia scintillante della conoscenza trascendentale. Offro quindi a lui i miei più rispettosi ed umili omaggi. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Mutare Shrinate Manusevita Prabhuti Namine Dasyantra Prabhupadasya Magnaya Nirantanam Vapasya Palana Shiksham Prerakaya Namastate. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Mutare Shrimate Bhakti Vedanta Swamini Tinamini Namaste Sarasvati Devi Goravani Pracharine Nirvishesha Shunyavali Pasutatyadi Shatari Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasa Di Gora Bhakta Vrind Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna. Una finestra su Roma stamattina. Una finestra su Roma. Nel corso della prossima settimana manderemo in onda anche la lezione di Jadavita Maharaj, prevista per oggi. Ok, siamo giunti al verso 18, allora. Siamo al canto quinto, intitolato L'impeto creatore. Capitolo 24. I pianeti celesti situati sotto la Terra. Verso numero 18. Sotto Vitala, quindi qui adesso sono elencati i pianeti inferiori. Sotto Vitala si trova un altro pianeta, Sutala, dove vive ancora oggi l'illustre figlio di Maharaj Virochana, Bali Maharaj, famoso come il più virtuoso tra i re. Per il bene di Indra, il re dei cieli, Vishnu apparve nella forma di un brahmachari nano, figlio di Aditi. Egli ingannò Bali Maharaj chiedendogli 3 passi di terra e si impadronì in realtà dei 3 mondi. Molto soddisfatto che Bali Maharaj gli avesse ceduto tutti i suoi beni, il Signore gli restituì il regno e lo rese più ricco del re Indra. Ancora oggi Bali Maharaj continua ad adorare e a servire con devozione il Signore Supremo sul pianeta Sutala. Spiegazione. Il Signore Supremo è chiamato Uttama Shloka, colui che è venerato con i migliori 3 versi sanscriti scelti. Uttama Shloka. Similmente i suoi devoti come Bali Maharaj sono onorati con versi che hanno l'effetto di accrescere la pietà, Punya Shloka. Bali Maharaj offrì tutto al Signore, le sue ricchezze, il suo regno e anche il suo stesso corpo, Sarvatmani Vedane Bali. Il Signore gli era apparso sotto le sembianze di un brahmana mendicante, Bali Maharaj gli diede tutto ciò che aveva, eppure non diventò povero. Facendo dono di tutti i suoi possedimenti a Dio, la persona suprema, diventò un devoto realizzato e il Signore gli restituì tutti i suoi beni insieme con la sua benedizione. Similmente, coloro che con i loro contributi permettono al movimento per la coscienza di Krishna di svilupparsi e di raggiungere i suoi obiettivi non saranno mai perdenti. Krishna restituirà tutte le loro ricchezze insieme con la sua benedizione. D'altra parte, coloro che raccolgono i contributi in nome dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna
Devono fare molta attenzione a non spendere neppure un centesimo del denaro raccolto per qualche altro fine che non sia il trascendentale servizio d'amore al Signore. Hare Krishna. Domande? Commenti? Che c'è da? Hai una domanda? No, ma riguardo questa. Primo, perché tale Maharaj si era puro realizzato perché è andato nei pianeti? Allora, domanda è perché Bali Maharaj, puro devoto di Krishna, va in un pianeta inferiore. In realtà è un pianeta celeste sotterraneo, celeste sotto la terra. Infatti qui stiamo elencando i pianeti celesti situati sotto la terra. Allora, qual è la storia? Diana, Hare Krishna, non importa la finestra, quel che conta è il panorama. Già è proprio qua. Allora, allora, Bali Maharaj, puro devoto di Krishna, discendente di Prahlad Maharaj, dinastia di demoni. Ricordiamo infatti Hiranyakashipu, il re dei demoni, figlio, padre di Prahlad Maharaj. Bene, Bali Maharaj è della stessa schiatta, come dire, della stessa discendenza di Prahlad Maharaj. Se non sbaglio è il nipote, se non ricordo male Prahlad Maharaj è il nonno di Bali Maharaj. Puro devoto di Krishna anche egli, Bali. Apparve Vamana, esattamente come quando apparve Krishna. Apparve prima nella sua forma meravigliosa di Vishnu, a quattro braccia, con i quattro simboli di Vishnu, la conchiglia, la mazza, il fiore di loto e il disco Sudarshan. E subito prese le sembianze di un Brahmana nano, vestito semplicemente del suo filo sacro, di una pelle di cervo, se non ricordo male, un gamcia o qualcosa di pelle di erba kusha. Poi aveva un, come si chiama, kamandalu, come si chiama la lota, il kamandalu per raccogliere le offerte, le questue, le donazioni, e un ombrellino. È un ombrellino. Brahmana bellissimo, piccolino, bellissimo. E cosa fa appena appare? Non inizia a piangere come un bambino ordinario, ma si dirige verso l'arena sacrificale dove Bali Maharaj stava eseguendo, si stavano eseguendo degli yagya, insomma, dei sacrifici. Appena Vamanadeva fa il suo ingresso nell'arena, tutti i sacerdoti rimangono stupefatti alla visione di Vamanadeva, il quale oscura completamente col suo splendore la bellezza e lo splendore di Brahmana eruditi impegnati in questi sacrifici. E Bali Maharaj, da persona virtuosa e da devoto qual è, subito chiese a Vamana, a questo Brahmana nano, in accordo con l'etichetta vigente, se avesse desiderato qualcosa, qualunque cosa, della terra, ricchezze, mucche, qualunque cosa, e lui, Bali Maharaj, gliel'avrebbe concesso. E Vamanadeva risponde: no, mi accontenterò di tre passi di terra. Il maestro spirituale di Bali Maharaj, Sukracharya, il maestro spirituale di Bali Maharaj intuì
che questo piccolo Brahmana nano altro non era che Sri Vishnu, sotto le mentite spoglie di questo piccolo, piccolo incantevole bambino. E sconsigliò Bali Maharaj di proseguire oltre con le richieste di offerte. Ma Vamanadeva rispose: no, mi accontenterò solo di tre passi di terra. E Bali Maharaj, Bali Maharaj fu totalmente persuaso dal fatto di offrirgli tutto quello che questo Brahmana Nano richiedeva, anche perché se fosse stato Vishnu, come Sukracharya affermava, comunque sarebbe stata la perfezione dell'esistenza offrire a Vishnu, a Dio, a Krishna, qualunque cosa egli chieda o avesse chiesto in questo caso specifico. E fu così che Vamana iniziò a espandere il suo corpo e cresceva, e tutti lì rimasero stupefatti, attoniti, basiti, completamente rapiti da questa scena inedita e inusuale, inattesa. Cresceva, in parole povere, già con due passi aveva coperto tutto, era arrivato fino al pianeta più elevato, Brahmaloka. E adesso dove lo metto? Dove lo metto il terzo passo? Allora, rendendosi conto che Bali Maharaj non poteva prestar fede alla sua promessa, non poteva, come si dice, dovette disattendere necessariamente questa promessa, perché oramai con i due passi si era preso tutto, Vamanadeva. E allora consentì, arreso all'evidenza, si lasciò catturare, si lasciò imprigionare, proprio perché non poteva più soddisfare la richiesta di Vamanadeva, e si lasciò legare, proprio, se mi ho messo a spirituale, che dice proprio come un salame, si lasciò legare proprio come un salame davanti a tutti. Lui era lì, umile e mite, tranquillo. E Vamanadeva, colpito dalla sua mitezza, dalla sua umiltà carpanea, mite e umile, dalla sua arrendevolezza, dalla sua onestà e sincerità, iniziò in realtà a glorificarlo e a glorificare la sua discendenza, a glorificare addirittura Hiranyakashipu e Hiranyaksha, in quanto suoi predecessori nella dinastia di Bali Maharaj. In quel momento arrivarono anche Prahlad Maharaj, Brahma e altri grandi saggi, grandi santi, che iniziarono a pregare il signore Vamanadeva di liberare Bali Maharaj. C'era anche la moglie. Pensate che umiliazione, davanti a tutti il re, e la moglie va lì ad elemosinare la libertà del marito di fronte a tutti. Per favore, c'era anche la moglie di Bali Maharaj, e pregavano Vamanadeva e anche Brahma, ripeto, Prahlad Maharaj, pregare per favore, signore onnipotente, libera Bali Maharaj. E in quel momento Bali Maharaj realizza Atmanivedana, come dice qui, Sarvatmanivedane Bali. Bali è famoso come Sarvatmanivedane, cioè colui Sarva Atma, tutto dedicò, tutto donò, tutto arrese, tutto abbandonò ai piedi di loto di Krishna, di Dio, la persona suprema, nella forma di Vamanadeva, Vishnu in persona, Krishna in persona, Sarvatma Nivedana Bali. E questo è il principio dell'Atma Nivedana. Ah, giusto per concludere il racconto, prima di entrare nel merito dell'Atma Nivedana o del Sarvatma Nivedana Bali, il prosieguo della storia è che ovviamente Bali Maharaj fu liberato dalle corde di Varuna, con le quali appunto era stato legato come un salamino, e fu liberato da queste corde, e Bali Maharaj ottenne, per grazia e misericordia di Vishnu, come dice qui, poiché lui
diede tutto a Vishnu, Vishnu gli restituì tutte le sue ricchezze implementate, aumentate, incrementate, e in più le sue benedizioni. Quali possono essere le benedizioni di Vishnu? Di Krishna: prosperità materiale, bellezza, una buona nascita, una buona educazione, ovviamente il ritornare da lui, riunirsi a lui nei suoi giochi, lila trascendentali nel mondo spirituale. Egli concesse un pianeta più elevato di quello di Indra, più opulento di quello di Indra, è proprio Sutala. E il Bhagavatam ci dice di più, ci dice che addirittura Vishnu, poiché completamente conquistato, ricordiamo che Krishna, Vishnu è Jita. Jita significa che non può essere conquistato, Jita significa inconquistabile, ma diventa Ajita, facilmente conquistabile da chi? Da chi gli dimostra un unalloyed, pure devotional service, un unalloyed, puro, perfettamente incontaminato amore e devozione. Chi gli dimostra questo? Questo amore, questa devozione completamente pure, pure, senza voler assolutamente nulla in cambio, assolutamente nulla, nulla, nulla in cambio. Ascoltavo l'altro giorno Srila Prabhupada, diceva: le persone pregano, dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dicono che quello è amore per Dio. No, quello è amore per il pane, non è amore per Dio, è amore per il pane. Forte come cosa, perfettamente equilibrata come osservazione, priva di ogni sentimentalismo. Chi prega per il pane ha amore per il pane, non ha amore per Dio, altrimenti non perderebbe tempo a chiedergli il pane. Magari c'è mancanza di conoscenza, mancanza di realizzazione spirituale, ma grazie alla Bhagavad Gita, grazie allo Srimad Bhagavatam, grazie ai puri devoti del Signore che sono sempre impegnati nel diffondere la coscienza di Krishna, un puro devoto di Krishna, noi possiamo finalmente accogliere il sole trascendentale della conoscenza trascendentale così com'è, affinché le tenebre dell'infinita buia notte del falso ego vengano dissipate. Il nostro problema è che, altro che Atma Nivedana, altro che Atma Nivedana, Nivedana significa completa resa, completo abbandono. Atma, poi spiegheremo più nel dettaglio, altro che completo abbandono del sé ai piedi di loto di Krishna. Noi siamo Atma Prayojana, siamo definiti Atma Prayojana. Sì, magari possiamo essere anche impegnati in qualche attività ritualistica, religiosa, pregare il Signore, però come dicevamo prima è amore per il pane, il pensiero, la meditazione di base è sempre sì, io compio queste attività religiose, io prego, medito, servo, ma cosa c'è per me? Cosa mi spetta? La mia parte quando arriverà? Siamo sempre questa è la meditazione del karmi, del lavoratore interessato, del religioso, del ghiani, dello yogi. Sì, ma per me cosa c'è? C'è qualche potere mistico? C'è un po' di ricchezza? C'è un po' di stabilità? Ci può essere un po' di serenità? Anche i filosofi impersonalisti che aspirano a fondersi nel Brahman, cosa vogliono? Sì, ma lì avrò la libertà da nascita e morti? Allora va bene. Non è Atma Nivedana, è Atma Prayojana. Atma Prayojana. Concentrati sul tornaconto. Volere qualcosa in cambio. Invece Atma Nivedana. Atma Nivedana, come nel caso di Bali Maharaj, non dobbiamo aver paura a dare tutto a Krishna. Perché Krishna ce lo restituirà aggiungendoci le sue benedizioni. Interessante l'esempio di Bali Maharaj. Non dobbiamo pensare, ma questo era, lui era Bali Maharaj. Questo va bene, no? Bel racconto, denso di insegnamenti, però lui è Bali Maharaj. Io non posso fingere di risiedere su una piattaforma di realizzazione spirituale così elevata. Io non sono ancora a quel livello, vero?
Vero? Tuttavia, il Bhagavata Makhi offre questi esempi a chi? Li sta offrendo a noi adesso. Quindi vuol dire che quello è lo scopo dell'esistenza e che dovremmo gradualmente, ma in maniera determinata, via Vasayatmika Buddhir e che ha Kurunandana avere e che ha soltanto quello come obiettivo ed essere risoluti in questo sforzo. Via Vasayatmika Buddhi, evitando che l'intelligenza si disperda in una moltitudine di impieghi, di impegni e quindi perda la sua potenza, la sua spinta, e invece concentrarla, direzionarla tutta su questo Atma Nivedana. Cosa significa Atma Nivedana? Atma in sé, Nivedana, ha anche Atma Nikshepa chiamato, Atma Nikshepa. Atma Nivedana, Nivedana significa resa, abbandono, Atma del sé, ovviamente a Krishna. Sappiamo sono sei i principi del Saranagati, i principi del servizio devozionale, sono sei, in accordo con Srila Sanatana Goswami nel suo Hari Bhakti Vilas. Per Saranagati si intende l'unione di questi sei principi: accettare ciò che è favorevole per il servizio devozionale, rigettare ciò che è sfavorevole per il proprio servizio devozionale, per il proprio avanzamento spirituale. Anche se penso che una cosa sia favorevole, ma poi in accordo con Guru, Sadhu, Shastra, comprendiamo che non lo è, non l'accettiamo, la rigettiamo. Di contro, se qualcosa ci sembra sfavorevole, scomoda, disagevole, però in accordo con Sadhu, Shastra, Guru, comprendiamo che è favorevole, noi l'accettiamo. Queste prime due cose. Poi, avere completa riconoscere, comprendere, sforzarsi di realizzare che, almeno a livello intellettuale, quindi agire di conseguenza e poi diventa realizzazione, che Krishna non ci abbandonerà mai. E che lui è la nostra guida e maestro. E accettare queste ulteriori due cose. E poi? Si capisce? Sì, sì, sì. E poi? Le ultime due cose sono Atma Nikshepa e Karpania. Atma Nikshepa significa proprio Atma Nivedana, dare tutto al Signore, tutto quanto. Ora spieghiamo più nel dettaglio cosa significa. E Karpania, essere umili e miti. Umili e miti. E quindi tolleranti. Come Signore Chaitanya dice, no? Trinadapi sunicena, tarori vau, tarorapi saishnana, amanina manabena, kirtania sadari. Solo così è possibile cantare veramente il santo nome di Krishna, ovvero cantarlo con piena attenzione e costantemente, sada. Solo così, con questi presupposti, con mitezza, umiltà, tolleranza, accettando ciò che è favorevole, rigettando ciò che è sfavorevole al proprio avanzamento spirituale. Quella significa onestà, una persona onesta. Si fida, ha fiducia, si fida di sadhu, shastra, guru. E solo così è possibile poter cantare veramente Hare Krishna, altrimenti, come dicevamo ieri nella Bhagavad Gita, come dice la Bhagavad Gita, ferma la Bhagavad Gita, ieri stavamo leggendo proprio questa sezione della Bhagavad Gita, altrimenti saremmo annoverati tra i simulatori, coloro che fingono, simulatori, impostori, ciarlatani. Allora, Atma Nivedana, che significa Atma Nivedana? Atma, quando si parla di Atma, non si intende semplicemente la jiva, jiva Atma. Per Atma si intende anche il corpo, Deha, corpo. Per la precisione, Deha, due cose significano, due significati ha la parola Atma, due accezioni. In questo caso specifico di corpo, quando diciamo corpo, allora, per una maggiore chiarezza, la Bhagavad Gita spiega, Atma, cosa significa Atma? Atma significa sì jiva, ma può significare anche, in accordo col contesto, può significare corpo, può significare anche mente. Allora, in questo caso si riferisce a corpo, Atma Nivedana. E che cosa significa corpo?
due significati. A, la parola corpo. Deha nishta ahamta e deha nishta mamata. Per corpo si intende identificare se stessi con questo corpo, con questo carattere, con questa identità. Deha nishta ahamta. Si chiama falso ego. Quando io identifico me stesso in maniera non corretta. Dico, io sono questo corpo, io sono questo carattere, io sono queste esigenze, io sono queste caratteristiche psicofisiche. Io sono quello che vedi e quello che potrai conoscere sempre meglio, frequentandomi. No, questo si chiama deha, corpo, nishta, aham. Nishta significa completamente persuasi, fissi sull'idea che io sono questo corpo. E questa illusione iniziale ci traghetta verso la seconda accezione di Atma, ovvero Deha Nishta Mamata. Sembra napoletano. Mamata. Mamata, no. Mamata significa che se io penso di essere questo corpo, grossolano e sottile, quindi nishta, sarò persuaso al 100% che tutto ciò che è collegato con questo a questo corpo sarà mamata, mio, aham ameti, deha nishta ahamta, deha nishta mamata. Io sono questo corpo e tutto ciò che è collegato con questo corpo è mio, e guai a chi me lo tocca. Me lo mangio vivo se qualcuno si avvicina, mi porta via quello che è mio. Ansia, paura, intolleranza, ipocrisia, discordia, un disastro da aham mameti. Allora, il devoto, l'aspirante devoto, l'onesto, sincero, aspirante, praticante, devoto della coscienza di Krishna, cosa fa? Atmanivedana, prende questo pacchetto che lo condurrebbe inevitabilmente ad una morte certa, ad una rinascita certa. Il problema della morte certa nell'ignoranza è che poi c'è la rinascita certa, poi c'è la malattia certa, la vecchiaia certa, la morte certa, poi la rinascita certa, e così via, e così via. Nascite e morti che si susseguono ripetutamente. Prende questo pacchetto in Fausto, che non promette niente di Fausto e di propizio. Nivedana, prendo questo Atma e Nivedana, lo abbandono ai piedi di Loto di Krishna in modo che si purifichi. Così si purifica, così si monda, e allora potrò nuovamente, col cuore purificato, cetto darpanamarjanam mahabhavadavagni nirvapanam, allora le fiamme brucianti, devastanti dei desideri materiali che derivano dal aham meti, io sono questo corpo e tutto ciò che è collegato al corpo è mio, anche ciò che è collegato con i desideri, noi già ci proiettiamo come proprietari di qualcosa perché la mente ci ha suggerito che questa cosa ti renderà felice. Questo fuoco ardente dell'inquietudine, della sofferenza, dell'ansietà materiale viene completamente estinto dai piedi di Loto di Krishna, dai piedi di Loto di Krishna. Ecco, Atma Nivedana. E cosa succede se noi pratichiamo l'Atma Nivedana con determinazione, con sincerità, con onestà, con fiducia e abbandono? Cosa succede? Coloro che con i loro contributi permettono al movimento per la coscienza di Krishna di svilupparsi e di raggiungere i suoi obiettivi non saranno mai perdenti, non saremo mai perdenti se noi offriamo tutto a Krishna, tutto quanto, in maniera pratica, non con i pensieri.
A volte si potrebbe dire, no, ma io quando mi alzo la mattina il mio primo pensiero è Krishna, io, Krishna, questa giornata è tua, io mi abbandono completamente a te. E poi si continua a fare quello che si è fatto sempre, ovvero meditare sull'atma, sull'atma prayojana, non sull'atma nivedana, sull'atma prayojana. Sì, ma per me cosa c'è? Questo è impersonalismo. È impersonalismo. Bisogna fare qualcosa di pratico per Krishna, non bisogna essere sentimentali, non bisogna essere dei simulatori, degli impostori in questo senso, bisogna essere pratici, bisogna essere concreti. Come se seguendo una lezione l'altro giorno, allora il devoto, per fare un esempio, per dare un esempio pratico, per far realizzare proprio all'uditorio cosa significa, cosa significa essere pratici in contrapposizione con l'essere invece dei simulatori impersonalisti, e diceva come se io chiedessi ad un devoto, per esempio: Trasigopi, per favore, mi puoi passare un bicchiere d'acqua? E Trasigopi ti dicesse, sì, Prabhu. E poi non mi portasse niente. Sì, Prabhu, sorride, no? Cioè, con la mente me la stai portando, non so, è una farsa. Sì, Prabhu, mi sorride e non mi porta nessun bicchiere d'acqua. Ecco, bisogna fare invece qualcosa di pratico. Non basta sorridere e dire sì sì ho capito, ma hai capito, ti ho chiesto un bicchiere d'acqua, me lo puoi portare per favore? Sì sì, e rimane seduto. Immagini, quello non è servizio vero, è una farsa. Atmanivedana, ricordiamoci, Atmanivedana. Allora, Diana, ok Diana. Gandharvika Devidasi spiegava in un passato incontro che alcuni esegeti interpretano il Padre Nostro come la preghiera che Gesù consegna ai discepoli itineranti, i discepoli che manda in missione senza bisaccia e senza denaro, coloro che hanno lasciato tutto, non hanno nulla e domandano ogni giorno con fiducia che il Padre dal cielo dia loro quel tanto di cui hanno bisogno, ossia poter predicare giorno dopo giorno, il quotidiano. Gandharvika sottolineava che la domanda suppone un'estrema povertà e un'estrema fiducia, quindi il pane non sarebbe pane materiale, bensì eucaristico, certo. E questa è un'elevata realizzazione. Sì, 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 assolutamente vero. Vedendola da un altro punto di vista, ovvero guardando i sedicenti religiosi, coloro i quali non vanno in missione senza bisaccia e senza denaro, lasciando tutto, per predicare la coscienza di Dio, la coscienza di Krishna, guardando loro anche recitano il Padre Nostro, ma in tante altre forme, il Padre Nostro come metonimia o come metonimia, come esempio di una mentalità che sottende una specifica mentalità dell'atma prayojana, voler qualcosa in cambio, mentalità corrotta, inquinata da questo, non ahaituki, non incondizionata, ma condizionata, ponendo delle condizioni. E certo, quanti ce ne sono di questi poveri discepoli, di questi discepoli itineranti che Gesù avrebbe mandato in missione senza bisaccia, senza denaro, lasciando tutto, non avendo nulla, affidandosi completamente a Krishna? Dove stanno? Non ci so, ovviamente è una corretta precisazione, infatti quello è l'atma nivedana, quello è l'atma nivedana. Una comprensione più elevata è proprio questa. E Srila Prabhupada, cosa ha fatto Srila Prabhupada? Senza bisaccia e senza denaro, forte soltanto dell'istruzione del suo maestro spirituale, è venuto in questo inferno chiamato Occidente, nella fattispecie è chiamato Boston, degli anni 70, che non era migliore di oggi. Comunque in questo inferno chiamato Occidente, senza bisaccia, senza denaro,
e in pochissimo tempo, perché forte soltanto della sua fede incrollabile in Krishna, Saranagati, accettando ciò che è favorevole all'avanzamento spirituale, rigettando ciò che era sfavorevole, convinto, persuaso, Nishta, completamente fisso sull'idea che Krishna gli avrebbe dato tutto ciò di cui necessitava per la sussistenza, per la sopravvivenza, e convinto, Nishta, ancora persuaso del fatto che Krishna è l'unica guida, è l'unico maestro, e mite, umile e atmanikshepa, è completamente arreso ai piedi di Dio di Krishna, ha fatto quello che ha fatto. Allora sì. Va condannata però una mentalità materialistica che pone condizioni, è una mentalità di richiesta che però non è preceduta da questo abbandono così disarmante che conquista persino Krishna. Il vero abbandono conquista Krishna, fa sì che Krishna diventi agita, ma la maggior parte delle persone che recita il Padre Nostro non ama Dio, ama il pane. Questo che Krishna, che questo che Srila Prabhupada, è questo che Srila Prabhupada faceva emergere in questa affermazione, no? Hare Krishna. Jai, Srila Prabhupada, chi jai? Grantaraja Srimad Bhagavatam, chi jai? Nite Gaur Sitanath Premanande, Hari Haribo, Hare Krishna.